Ma il bilancio della conferenza stampa dovremmo chiederlo a tutti coloro che stavano in sala. Ho visto però persone belle, persone che guardavano con attenzione, che ascoltavano con attenzione, e ho visto persone che hanno voglia. E mi è molto piaciuto, mi sono piaciuti quegli interventi, che poi sono seguiti poi molti applausi di persone che hanno detto: finalmente rinasce la politica del territorio. Secondo me è indispensabile. Senza politica del territorio l'Italia sta andando alla deriva. I politici nazionali di oggi hanno poco territorio in tasca, hanno perso completamente il contatto. Secondo me dobbiamo riniziare. Sull'energia ci siamo detti proprio questa cosa, che secondo me è massacrante. Terni è una città che produce energia idroelettrica, Terni paga le bollette, tra le bollette più alte d'Italia, è una cosa che fa veramente, è brutta. Cioè, quella centrale idroelettrica doveva essere di proprietà di Ternani e del comune di Terni, punto. Aggiornamenti su Treofan e Interpan? Interpan è già, diciamo, nel nostro gruppo e va avanti regolarmente, io spero che migliorerà anche, e abbiamo fatto l'offerta al curatore allegata di un bel assegno. Speriamo che questo giro il curatore finisca presto e ci dica che va bene, se no aspetteremo, ma prima o poi anche lo stabilimento diventerà nostro, non c'è altra soluzione. Un paio di domande sulla Ternana: sarà questa la settimana decisiva per il passaggio di società? Non lo so se sarà questa o la prossima, sicuramente quando la Ternana passerà di mano, passerà in mani buone. E io tant'è vero che non posso scappare da Terni perché resto candidato sindaco, quindi ho lo stesso interesse vostro e spero evidentemente di festeggiare insieme a voi. Ma il fondo inglese che vuole il 100% delle quote o l'altro gruppo italo-americano che lascerebbe una quota di minoranza all'Unico Sano? Qual è meglio? Se glielo volevo dire, l'avevo già detto. L'Unico Sano resterà al 30%, cioè potrebbe restare massimo al 30%. L'Unico Sano potrebbe restare, potrebbe non restare. Stanno facendo delle due diligence. Quello che sarà per noi anche il più solvibile avrà tutto, se il più solvibile vorrà tutto prenderà tutto. A me piacerebbe restare, ma se non posso restare non resto. Un'altra cosa sulla anche perché io sono un po' invadente, vedete signori, Stefano Bandecchi è una figura anche particolare, pensatelo, un altro povero presidente che arriva e si trova il presidente degli ultimi 5 anni in casa, ma che ci deve fare? Cioè, bisogna avere anche conoscenza di queste cose. Lui ha diritto di fare la sua squadra e le sue scelte, e con me in mezzo a piedi diventa un problema. Io sono un peso ingombrante. Quindi per questo c'è della Ternana? No, non c'è della Ternana per questo. C'è della Ternana perché ci sono state delle problematiche, come tutti voi conoscete. La Ternana è solo un'azienda purtroppo in uscita. Siamo affezionati, volevamo vendere delle quote della Ternana, non siamo riusciti ancora a trovare qualcuno di compatibile con noi per la vendita di quote, perché se resti in società con qualcuno ci devi credere, e abbiamo trovato invece altri che lavorerebbero per intero, perché la Ternana oggi è l'unica società del campionato di calcio tra A, B e C che non ha debiti e non ha impicci e non ha imbrogli. Però non ha nemmeno patrimonializzazione. Sì, guardi, però bisogna mettere tutto insieme. Una società che oggi non ha debiti, la società più pulita ha 30-40 milioni di debiti, a parte forse alcune società tipo il Parma, il Pisa, che sono società belle in questo momento. La Ternana oggi è una società interessantissima. E poi il comune dovrebbe aver deliberato oggi per quel terreno dove può nascere il centro sportivo. Chi arriva vuole anche costruire lo stadio, e se no lo stadio invece e la clinica resteranno a carico nostro. Ma non vuol dire, non sarò presidente, ma la Ternana o costruisce per conto suo o cede a terzi, oppure si fa un bando e rispondo io, punto. Senta, quelle lei ha lanciato imprese. Un appello ai politici ternani, sì, per confrontarsi con lei, cioè farebbe dei confronti? Senta, leggo tutti i giorni che i politici ternani hanno da dirmi qualcosa, parliamone insieme e vediamo di capirci, perché è inutile dire io sono più bello, io sono più brutto. Ci confrontiamo, chi vince quegli incontri alla fine avrà il voto. È giusto che i cittadini scelgano un candidato, come dire, che sa anche parlare a loro, punto. Quindi io li incontro volentieri, come ho già detto, quando troverò qualcuno meglio di me ce lo porto a cena. Per ora sono tranquillo, risparmio i soldi. Lei ha detto che la destra e la sinistra fanno la campagna parlando male di lei e puntando solo sul fatto che vende la Ternana. Sì, è quello che stiamo vedendo, che vedete tutti, insomma. Tutte le volte che si parla di me si parla del fatto o che sono un criminale, o che sono diventato un evasore fiscale, o sono un traditore perché vendo la Ternana. Non ho ben capito di che parlano, però il fatto è che i ternani stanno come stanno e Terni sta come sta, quindi non mi sembrano troppo illuminati.
Quindi la Tatana ad oggi 6 offerte abbiamo detto sul tavolo. Sì. Senta, organizziamo un faccia a faccia con gli altri. Lei ci sarà. Ci pensi lei, io ci sarò.